questa casa, questo è il mio libro, Dietro le sbarre, L'amore potuto ma non basta, di Lupi Editore, un libro autobiografico dove nulla è inventato né romanzato, fatti, luoghi, cose, persone, tutto realmente accaduto e vissuto, un viaggio all'interno di me stessa come se io fossi una grandissima casa piena di stanze chiuse a chiave, tenute chiuse a chiave per molto molto tempo, per svariate ragioni e per altrettante ragioni fermamente decisa ad un certo punto della mia vita a voler aprire per poter entrare in quelle stanze, consapevole del dolore che vi avrei trovato dentro mi avrebbe fatto provare o riprovare, certa che per poter poi uscire da alcune stanze avrei dovuto sconfiggere, ma prima ancora affrontare quei demoni che nella vita molti di noi pensano di poter mettere a tacere o nascondere, ma che in realtà poi si risvegliano a modo loro e con i loro tempi, e il più delle volte ferendoci gravemente, gettandoci a terra, il più delle volte togliendoci il respiro, bloccando e controllando i nostri sentimenti, le nostre emozioni e molte delle scelte, delle decisioni che nella vita ci tocca fare prendere, un libro in cui racconto di me spogliata di ogni armatura, con il bisogno di sentirmi libera senza indossare alcuna maschera, bisognosa di sentirmi veramente libera, libera di amare, di respirare, di perdonare in primis me stessa e poi gli altri, comprendendo grazie a questo viaggio che quando riusciamo a guardarci davvero dentro e ad affrontare ogni cosa, imparando ad abbracciare la gioia e il dolore in egual modo e misura, siamo in grado di liberare un prigioniero e ci rendiamo conto che quel prigioniero eravamo solo noi. Vi invito a leggerlo, Dietro le sbarre, L'amore può tutto ma non basta, di Poerio Simona, Lupi Editore. Grazie a tutti.